Beh, una buona notizia, questa volta questo provvedimento l'hanno firmato tutti i partiti. È stato firmato da Lega, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Forza Italia. Quindi via libera a telecamere in asili e case di cura. Quindi da adesso in poi il governo ha stanziato dei primi milioni che serviranno ai comuni per installare in tutti gli asili e in tutte le case di cura, chiamiamole anche ospizi, telecamere a circuito chiuso che registrano, in modo questo da arginare quello che sentiamo ormai negli ultimi mesi, negli ultimi anni, di continui abusi negli asili, negli ospizi e nelle scuole. Quindi è arrivato l'atteso obbligo di installare telecamere in tutte le aule delle scuole d'infanzia, negli asili e nelle case di cura e strutture di assistenza per anziani e disabili. Il via libera è arrivato dal Senato con un emendamento bipartisan al decreto sblocca cantieri della Commissione Lavori Pubblici e Ambiente di Palazzo Madama. Come dicevamo, l'emendamento è stato firmato da Lega, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Forza Italia. Ogni tanto una buona notizia e un po' di progresso.